L'allevamento del bovino da carne continua a scontare anche nel 2013 una situazione di difficoltà legata agli alti costi di produzione e ad una prolungata contrazione delle macellazioni. Ne parliamo con Anna Maria Di Paolo, analista Ismea. Il 2013 non si apre con auspici di ripresa, l'allevamento rimane l'anello debole della catena produttiva e più degli altri risente il perpetuarsi della crisi, gli alti costi di produzione e la debolezza della domanda. Sulla flessione dell'offerta continuano a pesare, oltre alle difficoltà economiche degli allevamenti, anche la minore disponibilità degli stalli a prezzi accessibili sul mercato francese, nonché il calo dei consumi, che evidenzia sempre più le attuali tendenze delle famiglie italiane orientate verso l'acquisto di carni a basso prezzo. Le stime ISMEA sulle macellazioni indicano nei primi 3 mesi del 2013 un'ulteriore flessione del 4% su base annua, dopo il dato negativo del 2012 del 3%. In flessione anche le importazioni di brutard, nonché di carni e preparazioni. Nei primi 3 mesi del 2013 l'indice ISMEA dei prezzi all'origine ha mostrato un aumento del 4,6% su base annua, imputabile principalmente agli alzi dei vitelloni e delle vacche. E i fattori di produzione si sono mostrati comunque più elevati, in complesso abbiamo un aumento del 9,5% e quindi prosegue il calo della redditività degli allevamenti, anche se a un ritmo meno sostenuto rispetto al trimestre precedente. Per l'intero 2013 ISMEA stima per il comparto del bovino da carne il protrarsi, almeno per quanto riguarda la prima metà dell'anno, del trend negativo caratterizzante il primo trimestre del 2013. Solo nella seconda metà dell'anno è prevista una ripresa per il settore, dovuta in special modo ai prossimi raccolti di granaglie che si ipotizza ridurranno i costi dell'alimentazione, andando a incidere in maniera significativa sul miglioramento della redditività degli allevamenti. Per l'intero anno è previsto un ulteriore calo della produzione di circa il 5% dovuto ai minori abbattimenti dei vitelloni. Anche l'import di carne e preparazioni di animali vivi è previsto in calo, l'export di animali vivi anche questo in calo, anche se è una voce poco significativa sul bilancio, mentre rimane stabile quello di carni e preparazioni. Anche il clima di fiducia dell'industria di macellazione delle carni si è mostrato fortemente negativo, con un trend che non lascia presagire un'immediata ripresa. Gli ordini sono calati e con queste anche le aspettative di produzione.